Buongiorno a tutti, chi vi Ciao a parla tutti. è Claudio Simeoni, qui insieme a Francesco. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmigiano Ottomanghiera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Hai visto? Sì, È ma non è grave, grave, no, dai, non è assolutamente veramente. grave, anche perché esistono un sacco di mitologie. Stavamo discutendo di discorsi mitologici prima dell'inizio della trasmissione con Claudio, e Claudio ci ha un po' di intervenato ogni tanto con Neilman, ma Neilman appunto utilizza molti simboli, molte storie, molti racconti, e di conseguenza non si può pretendere che la mitologia sia dogmatica e abbia un solo racconto, una sola possibilità, ma ha infinite possibilità. Il problema è che è sempre una questione di ottica d'approccio, cioè nel senso che Ilma è un psicologo, un psicanalista, fa quel tipo di lavoro, no? E da quel tipo di lavoro cerca ad abbinarli rispetto alle divinità, no? Cioè alla presenza del divino all'interno dell'uomo. Nel far questo deve chiaramente cercare i referenti di tutto quello che lui trova, no? Il problema è che quando invece noi facciamo un approccio diverso, cioè dal mito, no? Dal mito arriviamo verso quella che è la vita, quella che è la quotidianità, quello che sono le tensioni della vita, abbiamo un cammino diverso, per cui noi prima chiariamo il mito e poi individuiamo la manifestazione degli dèi. Ilma invece fa il contrario, cioè prima Ma il esiste la mito non può essere manifestazione e poi va alla il mito ricerca per del. se stesso, per sua natura, non può essere chiarito, non può essere reso intelligibile, altrimenti sarebbe la fine del mito. Allora diventerebbe storia, diventerebbe racconto, diventerebbe metodo. In realtà il mito si protegge, si difende non essendo metodo, ma essendo caotico, prospettando infinite possibilità. E il mito appunto non vuole diventare una teologia, non vuole diventare un racconto, Vero. non vuole neanche diventare storia, proprio perché vuole superare le barriere della teologia in quanto sarebbe una codificazione di un concetto Questo logico. è vero, però chi ha elaborato il mito, chi ha elaborato le varie fasi mitiche, no, a parte dopo tutte le elaborazioni successive che sono state necessarie, quello è un altro tipo di discorso che affronteremo magari in maniera diversa. Però quando è stato elaborato il mito, quegli uomini avevano delle idee in testa, cioè avevano una certa visione del mondo e attraverso quella visione hanno elaborato il mito. Ma Capisci? sai, avevo una visione del mondo, ma avevo anche una percezione del mondo. Ho difatti moltissimi studiosi, ad esempio parlando anche della religione romana antica, diceva che non poteva essere altrimenti, in quanto l'esperienza degli dèi non era un'esperienza intellettuale, ma era un'esperienza concreta che potevano fare tutti. E di conseguenza anche quello che loro raccontavano delle divinità non derivava da un codice canonico, ma derivava dalla loro esperienza, dal loro contatto. E di conseguenza il mito è questo, cioè il mito antico è anche la vita vissuta degli uomini a fianco agli dèi, ma gli dèi appunto sono presenti, ma si manifestano, ce ne sono di nuovi, giungono sempre di nuovi. Il buon Dioniso appunto arriva a scardinare una società quando questa è troppo rigida, è troppo separata, è troppo dura. Lo stesso Walter Rotto dice, sono molti dèi che attendono il risveglio e altri che stanno per È nascere. il problema che ha anche Ilman di questo, no? Cioè nella sua divisione che è abbastanza, diciamo così, schematizzata, no? Delle divinità, lui concede ad Atena la capacità strategica, ma non concede per esempio la capacità strategica a Dioniso, che è abbastanza assurdo se pensi, perché Dioniso è la manifestazione di quello che sono tutta una serie di pulsioni, no? Che è l'uomo di spezzamento di catene. Però è strano perché invece in epoca tarda Dioniso aveva capacità strategiche, cioè le dionisiache di Lono dei Panopoli ti danno proprio l'idea di un Dioniso che fa le strategie di esistenza, che fa le strategie di vita, che va Sì, ma a vedi, il combattere gli indiani, cioè. mito dà una prospettiva anche all'osservatore, cioè nel senso l'osservatore lo vive e gli scopre un qualcosa. Quello che scopre nel mito deriva anche da una condizione culturale, cioè Nono di Pannopoli purtroppo si è trovato a vivere in una condizione, una delle peggiori, Certo, di passaggio, in cui appunto il certamente. cristianesimo si faceva avanti. Tant'è che è Lo stesso passato dall'uno e l'altro al nonno di Sì, Panopoli, no? lo stesso Giuliano, l'imperatore apostata, come lo chiamano i cristiani, si è trovato a doversi scontrare con il terrorismo cristiano e logicamente ha dovuto cercare di impostare lo Stato, l'impero, in certe maniere, di prendere certe decisioni. Queste decisioni derivavano dal fatto di avere una sensibilità verso la mitologia, ma la mitologia veniva applicata proprio dal
disgusto che provocava la mancanza di mitologia dei cristiani, il fatto che i cristiani andassero ad attaccare certi principi, certi valori. Già la mitologia che veniva applicata anche da Giuliano era già più una mitologia neoplatonica che non una mitologia, cioè che non il mito, che non l'antica religione. Sì, ma vedi il discorso che Dioniso, parlando di nonno di Pannopoli, abbia delle strategie. È logico che abbia strategie, perché il buon nonno di Pannopoli si trova di fronte a un dio cristiano che si fa inchiodare, cioè che si fa fermare, che si fa paralizzare, di fronte a un dio che è continuamente in movimento. E in questo contrasto, in questa visione, in questo confronto, certo che Dioniso ha delle strategie ben superiori, ben più potenti di un Cristo, perché il Cristo ha soltanto la morte, la rinuncia al suo corpo fisico. Comunque Ilma non lo riconosce questo Dioniso, cioè dal suo punto di vista, dal punto di vista del psicoanalista, no? Non lo riconosce questo Dioniso, come non riconosce alle pulsioni psichiche delle persone la capacità strategica, cioè la capacità di esporsi e di sottrarsi rispetto alle condizioni esterne. Ma le pulsioni non appartengono solo alle persone, le pulsioni sono una divinità che si manifestano nella persona. Anche queste divinità hanno una loro strategia di manifestazione. Ma certo, cioè, non sono cieche, capisci? E questo Ilma riconosce. No, Ilma non ha mai detto che le divinità sono cieche, che si manifestano. No, ha detto che la strategia, per cui l'intelligenza, la capacità di manifestazione appartiene solo ad Atena. Perché Atena in pratica non è altro che la ragione, non è altro che la mensa, la mente, la Minerva romana. Cioè, come radice utilizzata nella sua dipintura. No, vedi, forse sul termine strategico non è questo, cioè nel senso che ogni divinità ha una caratteristica, ha un modello, un archetipo a cui si rifà, e questo archetipo si ripete, logicamente ripetendosi non hai bisogno di strategia, in quanto strategia è se stesso. Cioè, la violenza, la guerra o la seduzione appartengono chiaramente, la seduzione appartiene ad Afrodite, e Afrodite manifestandosi applica, ma quella, se tu la chiami strategia, ma in realtà è essere se stessi, rispettare la propria natura, una natura che viene potenziata dal fatto che noi non accorgiamo che è Afrodite che agisce. Sì, ma non è che io nego, che io nego che la strategia non sia applicazione di se stessi, però la strategia è applicazione di se stessi all'interno di un ambito, all'interno di un insieme in cui uno va ad agire. Cioè l'intelligenza, la strategia, non è semplicemente la manifestazione di se stessi, ma è la manifestazione di se stessi all'interno di una relazione. Ma vedi, il discorso è questo qua, che la strategia implicherebbe solo un elemento razionale e logico. E il mito non può essere né razionale né logico, di conseguenza non si può parlare. Questo? Cioè, perché diciamo che la strategia è razionale? È razionale rispetto allo spettatore. Ma vedi, essere me stesso non significa essere strategico, significa riconoscere che io ho una certa visione, una certa percezione, cioè alcuni desideri e li realizzo. La divinità è la stessa, cioè se io sono fedele alla mia natura, e manifesto sempre la mia natura, e non pongo limitazioni alla mia natura, non è strategia, cioè nel senso che rientra nel modo di essere, di vivere. Di conseguenza strategia giustamente per me deve essere intesa nel campo della razionalità, cioè del fatto che io programmo un qualcosa, ma un programmare qualcosa richiederebbe una mente logica, una mente razionale, ma gli dèi non sono razionali, gli dèi sono vita, sono esperienza, sono impulsi, sono desideri, sono violenza, sono passione. Noi non possiamo pensare alla strategia soltanto in termini di razionalità. Perché? Perché se noi pensiamo che noi come esseri umani la razionalità la usiamo da 13, 15, 16, 20.000 anni, 30.000, quello che è, no? E nel contempo abbiamo messo in essere strategie di esistenza per decine di milioni di anni, tanto che siamo diventati quello che siamo, e quelle erano strategie di esistenza. Non possiamo pensare alla strategia soltanto in termini di mente, di razionalismo. Esistono delle strategie che appartengono proprio alla vita stessa, cioè alle relazioni che la vita ha con l'ambiente in cui si manifesta, e sono delle vere e proprie strategie, perché c'è una volontà, c'è un'intelligenza che sta a monte, è un'intelligenza che sta a monte della manifestazione. Beh, diciamo che la manifestazione stessa è un'intelligenza. Bene, oggi abbiamo cominciato con questo, andiamo avanti con questo, vi beccate questo.
No, nel senso che cioè, qualsiasi cosa ha una sua intelligenza, ha una sua logica e una sua volontà, se vogliamo chiamarla così. Ma questo meccanismo, cioè, certe cose non vengono fatte, ma vengono indotte. È la mia capacità di cogliere quello che mi viene prospettato di fronte, o di cogliere delle connessioni improvvise. Certe volte io faccio un qualcosa non perché ne ho la percezione immediata di quello che mi si presenta, ma perché di rimbalzo non tengo un qualcos'altro. Cioè, il meccanismo della vita è molto complesso, se vogliamo chiamarlo meccanismo. Ma questo si chiama strategia, eh? Cioè, quando tu dici, ma, io ho delle cose, sai, che ricevo e a quelle rispondo, si chiama strategia. Ma strategia implica sempre un a priori, cioè significa che io pianifico qualcosa. Un campo di battaglia, io lo disegno su una mappa, di questo campo di battaglia dico: se faccio questa azione, se vado questo movimento, se occupo questa collina, quella città, avrò queste conseguenze. Io concepisco la strategia in termini militari, cioè in termini di Marte. No, per me invece, ma non è che Marte è una strategia. Infatti Marte non ha mai avuto strategia. Nel senso, Marte è il desiderio di combattere, perciò trova l'evento in cui possa combattere, lo crea dove può combattere. Il problema è che qui stiamo giocando sui nostri concetti a prioristici, sì, no? Cioè, è vero quello che dici, cioè se hai quel concetto di strategia, sì, no? E quel concetto di strategia non si può applicare agli dèi. Mm. Questo sono perfettamente d'accordo. E il mio concetto invece di strategia è molto più ampio. Sì, io lo leggo alla cultura in cui vivo. Sì, no, quel tipo di strategia, sì, cioè quello che noi siamo abituati a fare le battaglie, tipo i campi di battaglia, o tipo, sì, non so, giochi di ruolo. Giochi di ruolo, tanto per essere chiari. E quello no, quello sono d'accordo su questo, però per me la strategia è l'arte della vita, cioè è l'arte con cui un soggetto si manifesta a se stesso nel mondo in cui vive. Qual è, con che finalità? Con la finalità di manifestare e di espandere se stesso, e questa è la strategia. Chiaramente cosa succede in questo tipo di strategia? Che non è la pianificazione di tutto ciò che ti arriva, sì, ma vedi, è di volta in volta la capacità di scegliere come muoverti e come agire. E questa è la sì, ma vedi, siamo partiti dal discorso di Efesto, sì, di Afrodite, sì, e di Marte. Siamo partiti da quello. Cosa significa? Che non sempre noi siamo consci che le nostre, cioè noi facciamo delle cose in base all'impeto, all'ira, o alla violenza, o dalla passione del momento. Efesto si scopre tradito da Afrodite, crea una rete invisibile che possa prendere i due amanti vengono imprigionati, Afrodite e Marte, e vengono esposti nel loro tradimento al pubblico degli dèi. Gli dèi ridono di questa scena, Efesto ne prova imbarazzo, eppure è lui quello che ha organizzato, che ha costruito questo, ma lui non l'ha fatto con un'intenzione strategica, ha fatto con un'intenzione di rabbia, cioè lui stesso di fronte a un qualcosa ha reagito per istinto, per sua natura, e non è strategico in questo, perché non poteva andare a comprendere la sua resistenza morale al fatto di aver visto una scena di due corpi nudi di fronte agli altri dèi. È questo che, tornando al discorso da dove siamo partiti, esatto, è questo che rende Efesto il protagonista di tutto il libro di Hillman. Perché in realtà il protagonista non è Marte, il protagonista è Efesto. Perché Efesto è un distruttore assoluto. Anche la sua arte del costruire, sì, no? Cioè la sua arte del fabbro, geniale, sì, però in realtà è l'arte di chi fa emergere qualcosa da ciò che ha distrutto. Tipo, Efesto prende i minerali, li scava direttamente dalla roccia, sì, e li fonde. Quel minerale non è più ciò che era prima, certo, cioè ne distrugge la natura. Fa una forma di alchimia. Una volta distrutta quella natura, un'altra natura si genera, certo, e allora ne dirige la forma, cioè ne dirige la spada, dirige i fulmini, dirige la stessa rete con cui prende Marte, no? E è un distruttore assoluto, cioè quando Efesto entra in guerra è un trasformatore assoluto, sì, quando entra... ma non è neanche un trasformatore, perché non trasforma per se stesso, no, perché costruisce delle armi che lui non usa, fa combattere le battaglie che lui non può combattere, sì, in quanto con le sue armi. In effetti Efesto è un distruttore assoluto, quando non è un trasformatore, aspetta un attimo, no, nel senso che quando lui arriva crea una situazione oggettiva
talmente diversa e talmente variata che solo i sopravvissuti possono ricostruire qualcosa. Cioè, fa tabula rasa, è come un vulcano, no? Prendiamo un vulcano che esplode. Tutti quelli che stanno sotto il vulcano che esplode vengono massacrati. Dopo ci sono dei sopravvissuti, arrivano gli uccelli, cominciano a portare i semi. Ma Efesto, però, Efesto non è così distruttivo. È distruttivissimo. Trasforma. Ma questo non è lui, non è l'Efesto che trasforma. L'Efesto è un distruttore, nel distruggere permette la nascita di altre cose. È come, non so, chi dà fuoco... Ma vedi. No. E chi dà fuoco alla foresta per piantare gli alberi, no? Cioè per piantare il grano, capisci? Cioè è un'attività distruttrice di un equilibrio presente che serve per far nascere altri equilibri. Questo è Efesto. Marte invece è la contraddizione, cioè Marte fa pugni, fa la guerra, ammazza le persone, ma i contendenti, mentre si ammazzano, sono anche quelli che vanno a costruire il dopo. Cioè, l'esercito vincitore non è quello che fa tabula rasa del vinto, ma è quello che cerca un accordo col vinto per costruire un futuro diverso, magari lo conquista, lo colonizza, però non fa tabula rasa, capisci? Mentre invece Efesto, che poi è la risorsa di Era, è la risorsa dell'essere natura. E guarda caso, Efesto nasce in contrapposizione ad Atena, sì. Perché Atena è la strategia, in effetti, è l'arte dell'agguato, no? Cioè è ciò che Zeus dà agli uomini. Sì, qui subentrerebbe un altro subentrerebbe il fatto che Atena nasce già con la sua armatura. Esatto. E non gli è costruito Efesto. Esatto, questo qua è già una distanza. E nasce dalla testa di Zeus, cioè ha una nascita tipicamente maschile. Cioè avrebbe anche eliminato l'elemento femminile che esce dal maschile. Ma Efesto ha due caratteristiche che dimostrano una certa cosa. Il fatto è che prima di tutto lo dipingono come bruttissimo. E che poi che è zoppicante. Sì, perché Zeus si arrabbia. Guarda che dispetto che gli ha fatto. Sì, però come vedi, il discorso che il fatto che lui sia zoppicante, eppure ha in mano una tecnologia, ha in mano la tecnica, non riesce a sopperire questa sua mancanza. Il fatto stesso che lui sia brutto, però crea delle armi che sono bellissime, cioè perché la trasformazione dal minerale semplice in qualcosa di più complesso, in armatura, implica anche un concetto estetico che è fondamentale. È una capacità di trasformazione, cioè dice: io non riesco a trasformare il mio corpo, la mia forma, però riesco a modellare delle forme che non hanno forma. Ma probabilmente quello che lui modella non è un'imposizione della natura, ma è una trasformazione di qualcosa che lui vede nella natura, cioè nel senso che vede, coglie dentro il materiale, dentro la materia, vede una forma diversa, vede una forma più organizzata, e questo riesce a trasmutarlo. E non lo fa per se stesso, perché appunto non indossa le sue armi, non indossa le sue armature, lo fa per gli altri, perché si rende conto che nonostante la sua condizione di svantaggio, il fatto di essere brutto e di essere zoppicante, in realtà la guerra è data dal movimento, dalla velocità. E lui lavora sempre per questo, cioè lui trasforma, non distrugge niente. Il fatto che lui prenda quel materiale... È proprio questa, è un distruttore. Anche perché qua bisogna mettersi dal punto di vista, no? Cioè dal punto di vista che assumiamo, perché è importante questo. In realtà, assumendo il punto di vista degli esseri della natura, cioè dei figli di Era, Efesto è un distruttore. Mettendosi dalla parte di Era... No, Efesto non è un distruttore, è uno che ricrea un equilibrio che è venuto meno, cioè che è mancato. Mettendosi dal punto di vista di Efesto, non fa altro che manifestare se stesso là dove gli equilibri richiedono la sua manifestazione. Però quando Efesto lavora nella struttura psichica delle persone, è distrutta, cioè quella persona è distrutta. No, è la trasformazione massima, cioè la capacità di scavare nel profondo, nel ricavarne un qualcosa e di trasformarlo in uno strumento che possa essere anche preso da altri. Posso anche essere d'accordo su questa affermazione. Se diciamo che la persona che arriva alla, a mettere in discussione l'intera sua struttura emozionale, in realtà è per cause, per circostanze, per quello che vogliamo, è il livello massimo che raggiunge, posso anche essere d'accordo. No, ma vedi, facciamo così, usiamo per dare un'idea di Efesto. C'è un detto dei Pelirossa che dice: fa, gli dèi dormono nella pietra. In realtà lui risveglia gli dèi, risveglia delle forze,
prende questi materiali, li fonde, li trasforma, li porta vicino al fuoco, cioè dal punto di vista alchemico è la trasformazione principale, ma lui non si dice che distrugga tutto, lui prende degli elementi, ma cosa significa? Che creando un'arma, creando un'armatura, permette che degli eventi avvengano e che degli eventi siano più radicali, cioè la sua trasformazione radicale degli elementi insiti nella natura implica poi una trasformazione anche più complessa, più difficoltosa, ma anche più intelligente, perché logicamente richiede uno che non sappia usare un'armatura che sappia combattere. Significa che riconosce che oltre che per combattere ha un qualcosa che con l'altro gli crea, che di conseguenza il suo combattimento non è fine a se stesso, non è l'annientamento, ma in che in realtà con lui alcuni dei hanno percorso questa strada. Ed Efesto fa questo. Certo che Efesto lo fa a enorme costo personale, cioè nel senso che esiste una forma proprio in cui lui è tutto nella sua opera, infatti lui è sposato ad Afrodite, cioè è sposato con la bellezza e riesce a essere fabbro proprio perché lui vive con la bellezza, perché è sposo di Afrodite, e questa bellezza lui la vede, chi vedrebbe la terra, chi vedrebbe il metallo fermo, lui riesce a vedere l'armatura. No, no, non dobbiamo dimenticarci che Afrodite è una divinità talmente potente davanti alla quale lo stesso Zeus ha paura, cioè Afrodite è figlia di Uranio. Sì, ma infatti quando Lucrezio dice, quando Lucrezio dice Marte è un dio collerico e infermabile, e Venere aiutaci a controllare Marte, cioè sappiamo che c'è da discutere anche per altre trasmissioni che su questa, no, diciamo che Venere è un potere talmente, talmente potente, ed è un potere della costruzione, perché è il potere della bellezza, proprio il ma Efesto non rinuncia a essere sposato di Afrodite, no. Anzi ci tiene, addirittura geloso quando cioè, sente del tradimento con Marte. Lui addirittura vuole renderlo manifesto questo, cioè potrebbe esserci due chiavi di lettura, una certa moralità, o in realtà il cioè sì? Ci puoi dare chiavi, anche quella più restrittiva, perché ci sono delle divinità che sono caste per eccellenza come Artemide, o se no la volontà tramite e la trasformazione della sua vergogna, cioè dire io non sono solo il tradito, sono capace di rendere pubblica questa cosa. Esiste un secondo chiave di lettura che è anche questa, e lo fa tramite, e lo fa tramite la sua arte, cioè crea la rete invisibile che blocca nel letto i due amanti. Non dimentichiamoci che armonia nasce da Marte e da Afrodite, cioè armonia non poteva nascere da Afrodite e da Efesto, perché Efesto non costruisce l'armonia, è trasformazione. Marte sì, invece, cioè Marte porta i contendenti alla contraddizione, risolve la contraddizione, comunque uno dei due contendenti continua, ma che Marte e per Afrodite hanno un accordo, e lo sanno tutti gli dèi, è merito a Efesto che decide di rendere pubblico questa sua tradizione. Sì. No, ricordiamoci sempre che viene sempre vista sottovalutata la figura di Afrodite no? nella letteratura, ma in realtà Afrodite è uno degli dèi più potenti che esiste, cioè, sì, davanti allo stesso Zeus, perché ricordiamo che nascono due grandi divinità da Urano quando Cronos li taglia i coglioni, è Afrodite dal suo sangue e le Erinni. Sì, ma le più grandi trasformazioni di Zeus o di Giove avvengono per desiderio, per agire di Afrodite, cioè lì è Afrodite che interviene, sì. E proprio che le più grandi trasformazioni sono quelle, sono derivate dal desiderio di Afrodite. Non si dovrebbe dire questo, però in effetti è il desiderio ed è il progetto, perché Zeus in realtà ha effettivamente capacità di progettare, cioè è lui che divora Meti, sì. E Meti è l'intelligenza progettuale. Ok, però ritornando al nostro discorso iniziale, tanto per arrivare un po' a una mezza conclusione. Il problema grosso è che per me Hillman fa questo errore, ma lo fa dal mio punto di vista, cioè io afferro questo aspetto. Ma c'è un dio che ha degli errori. Ma sì, ma sono d'accordo. Ma gli errori sono anche ispirazioni, sono anche vie, sono possibilità. Sono cose che non fanno, ma che mandano avanti. Ma vedi, Francesco, in realtà noi dovremmo essere un po' più
sciolti, no? Rispetto alle condizioni della vita, perché spesso le condizioni della vita sono quelle che ci aiutano, invece molto spesso andiamo a muso duro, io per primo, cioè effettivamente davanti alle condizioni, perché le condizioni sono effettivamente anche azioni degli dèi, cioè gli dèi ti mettono ostacoli o ti tolgono ostacoli proprio anche per condurti, e questo dipende un po' dal nostro modo di vedere. Ma siamo anche noi che facciamo attrazione verso alcuni dèi. Sì, infatti li attiriamo proprio attraverso le nostre azioni, attraverso il nostro sentimento. Ma forse Marte subisce l'attrazione di Afrodite perché c'è Efesto? No, non credo. Non credo perché Hermes, interrogato mentre Marte e Afrodite erano sotto la rete e venivano un po' derisi, disse: beh, mi piacerebbe anche a me essere deriso e stare là al posto di Marte. Per cui e quando Hermes dice questo, c'è Poseidone che comincia ad andare in escandescenza e meglio che chiudiamo qui la faccenda. E faccio notare che le dee non erano presenti, le dee non erano presenti alla scena, per cui adesso sono contate di essere presenti. No, ma è importante questo, perché secondo me ciò che sfugge a Hillman proprio con questo errore è la capacità di... Ma non è un errore. Ecco, cioè, no, ma noi l'ha fatto Ilma, io lo so, lo ha fatto apposta, ispirato dagli dèi affinché io lo potessi criticare. No, ma in effetti è vero, nel senso che ciò che lui sfugge è invece la soluzione dei problemi che pone, perché il libro è molto grosso, cioè il libro mette in luce... sto parlando di un terribile amore per la guerra. Sì, il terribile amore per la guerra di Hillman mette in luce come le nostre emozioni, come la nostra struttura emozionale viene modificata quando si vivono dei stati estremi come può essere la guerra, cioè quando viviamo praticamente delle situazioni che siano distruttive e totalizzanti per noi stessi. E un terribile amore per la guerra è un excursus che fa Hillman proprio su questa struttura psichica, questa struttura emozionale che viene presa proprio dalla guerra, viene quasi affascinata dalla guerra, e le persone piegate dalla guerra. Gli sfuggono un paio di cosette, secondo me, anche perché quando la struttura è così piegata e totalizzata da un evento come la guerra, a Hillman gli sfugge il fatto che le persone si liberano di quelli che erano i tabù, di quelli che erano i moralismi che la vita civile, invece la vita sociale, gli aveva imposto. E secondo me questo, almeno fin dove sono arrivato io, non lo mette in luce in cosa. Però il fatto è che questo tipo di errore qua, cioè questo tipo di sovrapposizione che lui fa, gli sfugge la soluzione, cioè gli sfugge proprio il fatto di cogliere che le contraddizioni si possono risolvere e superare prendendo in mano la propria vita, e questo Hillman non riesce a vederlo, secondo me. Ma vedi, probabilmente perché lui non percepisce che siano contraddizioni prima di tutto. Sì, infatti, forse lui vive come una situazione data. Cioè, e poi le contraddizioni sono sempre una manifestazione di qualche divinità. Marte. Sai, sono sempre scontri. Beh, non solo le contraddizioni, vengono anche da altre divinità, perché ad esempio provocano. Anche ad esempio Pan è un dio violento. Sì, esempio, non fa contraddizioni Pan. Beh, scusa, meno di contraddittorio di Pan è il principio maschile della vita sessuale selvaggia. Meno di contraddizioni così si manifesta e basta. È anche lui un dio della guerra. Combatte anche lui. Ma che Venere combatteva. E Zeus dice: non è, ragazza, roba per te questa. Dai. Non so quale divinità non sia un dio della guerra. Di conseguenza, cioè, le divinità si manifestano, perciò non sono contraddizioni. Cioè, il problema si pone quando noi, il problema che dice anche lui, è quando noi ignoriamo questa divinità. Quello è veramente la grande contraddizione, perché non comprendiamo cosa c'è alla base del nostro agire, quali sono i desideri che muovono il nostro animo. Ma quando si vive, diciamo, regolarmente all'interno di una possibilità di percepire gli dèi, non siamo in contraddizione, in quanto gli dèi agiscono sia a favore sia contro, ossia sono neutrali nei nostri confronti. Contraddizione, Francesco sta usando in termini di contrapposizione. Sì. Ma vedi, all'interno di un pantheon non c'è questa contrapposizione finale, proprio distruttiva, assolutamente. Cioè, non esiste che sia la distruzione totale. Perché discutevamo proprio prima di partire, avevamo una grossa discussione in corso su Ulisse. Cioè, Ulisse ha più fati, ha più destini, in cui abbiamo una divinità che lo vorrebbe annientare, abbiamo una divinità che lo protegge all'estremo, che è Minerva. Eppure lui riesce a vivere in queste due cose, e poi
queste non sono contraddizioni, non è la sua capacità di essere in armonia con una certa divinità e l'essere conscio di essere avversario di una divinità che gli permette di vivere e di realizzare, che gli permette di modificare i suoi destini. Cioè il suo fatto non è segnato da una divinità, ha varie possibilità e in base alla simpatia che riesce a provocare o la simpatia che riesce a ottenere, lui sa che ha una possibilità di affrontarli, ma lui non si arrende di fronte a quello che potrebbe essere un destino, rende conto che può essere un destino diverso, cioè tramite Minerva riesce a avere un destino diverso. E questo è, non è contraddizione, cioè non esiste contrasto. È tramite se stesso che riesce ad avere un destino, cioè è lui che sceglie di avere un destino diverso, che sceglie di volta in volta cosa fare e cosa non fare. Minerva lo appoggia nelle scelte, oppure Poseidone lo ostacola. Però loro vogliono delle cose loro da Ulisse e Ulisse vuole le sue cose. Sì, ma sai, vedi, ma lui è uno che è capace di ascoltare le idee, perché è bellissima la scena appunto in cui quando Ulisse naufraga e incontra appunto la principessa Nausicaa e che Minerva gli dice avvicinati in questa maniera e con questa, usa certe parole. Questo significa di essere capace di interpretare al volo la volontà degli dèi e seguire l'indicazione giusta. Qui siamo all'interno della possibilità di percepire la realtà, ma lui è in grado di percepire sia la realtà a favore sia quella che è contraria, cioè, ed è conscio di questo, perciò non c'è contraddizione, lui sa che... C'è una famosissima scena di questa, che è quella di Achille che vuole scannare Agamennone, no? Per la diatriba che ha, e che arriva Minerva e dice sta tranquillo, non serve ammazzare persone, se puoi fare di meglio, e il fare di meglio è la strategia di Minerva. In quel caso è d'Achille, ripone la spada e nessuno vede cosa è successo. Cioè, è un altro episodio in cui effettivamente Minerva agisce ispirando, cioè ispirando un atto anziché un altro, per cui interviene proprio un momento chiave della vicenda. Ma secondo me, vabbè, insomma, abbiamo divagato un po'. No, abbiamo affrontato un po' la tematica di Hillman, perché appunto Claudio ha questa contraddizione col pensiero di Hillman, e visto appunto che è venuta fuori, gli ascoltatori appunto hanno avuto la possibilità di sentire un po' di critica a Hillman fatte da Claudio. Insomma. Sicuramente sta innovando un po' il modo d'approccio della psicanalisi, della psicologia, questo gliene do perfettamente atto. Poi gli do atto anche della grande umanità che ha, cioè ha una capacità di percepire il mondo, i bisogni del mondo, che è effettivamente eccezionale, cioè riesce a sentire le cose. Beh, e anche l'onestà di identificare il nemico col nome e cognome preciso, che è il cristianesimo, sì, cioè nel senso... Cioè, che se chiedi altri psicologi ci svicolano via. Chiaramente sono ipocriti, ma forse Hillman non ha più necessità di esserlo e comunque si è liberato ancora da questa. Comunque effettivamente ha la capacità di vedere anche la malattia della vita, questo sì, questo è indubbio. Secondo me dopo Reich è uno dei massimi, insomma. Cioè, per me Reich è il massimo. Dopo Freud e Jung, ormai sono dei pilastri che non si può più negare dalla loro storia. Però penso che Reich sia il più grande dopo di loro, o prima ancora di loro, e Hillman in realtà sta... Ognuno fa le proprie... Fa le sue hit parade. In realtà nella storia della vita delle persone uno ci ha fatto... cioè ci ha lasciato le bave, diciamo, su questo, su quel testo, no? E da quei testi è cresciuto, per cui rimane sempre all'interno della persona un po' di storia che ha lasciato dentro, insomma. Sì, beh, sai, ha fatto un lavoro enorme, perché io ogni tanto mi ricordo quello che scriveva William James nell'Ottocento, e che diceva bisogna ad esempio avere il coraggio di usare certi termini, però certe persone sarebbero offese, si sarebbero sentite attaccate o non sarebbero state male. E lei parlava del politeismo, e rendi conto, insomma, a partire dall'Ottocento, in cui c'era quasi il bisogno di una forma di autocensura nell'evocare questo nome, e che lo faceva un grande psicologo come William James, arrivare appunto al 2000, in cui c'è James Hillman, che tra l'altro c'è proprio questo collegamento quasi nel nome, che sembra strano, c'è proprio quasi una comunità che dice che la soluzione per i problemi del nostro occidente, del nostro mondo, è il politeismo. Il monoteismo rappresenta il pericolo estremo della vita. Anch'io che c'è sempre più la presa di coscienza di questo.
adesso non mi ricordo dove ho letto una battuta, Ratzinger, sì, c'è ancora la gente, diciamo così, la gente comune ha ancora il pensiero sul Papa, però quella che è l'intelligenza, ma anche all'interno del cristianesimo, sta abbandonando in maniera brutale quello che è Ratzinger, insomma, in questo momento. Beh, sai, il problema fondamentale sarebbe che le persone si rendessero conto della mostruosità del pensiero di Cristo e della parola di Cristo. Quando identificano i mali nei Ratzinger o in qualcun altro è sempre un palliativo, cioè noi dobbiamo identificare il nemico ben chiaro. Il nemico è il pensiero malvagio e cattivo di Gesù Cristo, insomma. Sì, non sono d'accordo, io non so che altro lo possa essere. No, ma al di là di questo, ma chiaramente anche riuscire a costruire la coscienza nelle persone, la consapevolezza di ciò che è malvagio, di ciò che è distruttivo, è importante. Capisci? Cioè è importante che anche fra quelli che hanno l'idea di un padre di Nazareth che in realtà è buono, o di un Dio che hanno più l'idea platone o platonica che non quella cristiana del Dio creatore, capisci? Ebbene, non rispondo al telefono, anche se chiamate adesso. E è bene che prendino coscienza. Potrebbe essere Ilman che ti risponde. Potrebbe essere Ilman, vabbè, non gli rispondo. Vabbè, io ho sbattuto giù te, anche le altre persone. Va bene, io ho sbattuto giù il telefono anche ad Alessandro. Perché vuoi che non lo sbatta giù a Ilman? Beh, insomma, dai, un po' cattivo poi in confronti di Ilman. No, perché? Lo pare che è un'altra bella persona, tutto sommato. Va bene, Francesco, visto questa divagazione che ci siamo fatti su Ilman, facciamo qualcos'altro. Quello che vuoi, dai. Come quello che voglio. Cosa c'hai là? No, ecco, io, visto che di sotto lo dicevo all'inizio, posso ricordare un po' gli appuntamenti. Okay, cioè, visto che siamo partiti da prima, siamo andati in diretta subito con le discussioni che c'erano prima della trasmissione. Ricordo. Allora, agosto, il rituale della Devotio, appunto sull'altopiano di Asiago, gli amici che già sono, perché alcuni amici me l'hanno chiesto, gli amici che hanno già partecipato all'incontro non hanno bisogno di chiedere il permesso a me o a Claudio per inventare qualcun altro. Quelli che sono già venuti all'incontro sono automaticamente invitati all'incontro. Sì, se hanno amici conoscenti. Se hanno amici che vogliono venire alla Devotio, le persone che hanno partecipato possono portarci gli amici che vogliono a vedere la Devotio. Questo non c'è assolutamente nient'altro. L'indicazione, sapete che la Devotio è un'invocazione che chiama tutti quanti gli dei al combattimento, al nostro fianco nell'affrontare le cose. È un rituale antichissimo che appunto deriva dalla religione romana. La religione romana aveva una caratteristica di molte divinità che aiutavano gli uomini a combattere, a vivere, e noi vogliamo ricollegarsi proprio in maniera più concreta, immediata, con queste divinità, con questo modo di essere, con queste energie, proprio utilizzando una devotio nostra. Perciò ci troveremo ad agosto sul terreno di Asiago, le persone c'è da un po' da camminare, c'è da munirsi per chi vuole di un mazzetto, di un piccolo mazzo, di una fascina per chi vuole. Una tonnellata di erbe aromatiche, quelle che alle persone piacciono, dopo se la portano in spalle. Se la portano appunto fino sul luogo dove c'era il fuoco, dove chi vorrà potrà fare la declamazione dell'invito agli dei al presenziare questo rito, e poi ci fermeremo a mangiare lì vicino. Questo appunto è ad agosto. Vado un appuntamento che è fuori, diciamo, dalle iniziative di questa trasmissione, che voglio ricordarvi. A Cittadella, domenica 4 settembre, c'è la festa dei Veneti, organizzata da Raise Venete, trovate il sito raisevenete.net, e chi si ricorderà, appunto, lo scorso anno è stata una festa enorme, è stata bellissima, noi abbiamo partecipato come pagani, come politeisti, alla sfilata portando gli standard della Dea Reitia. Saremo presenti anche quest'anno con gli standard della Dea Reitia. Quest'anno, per chi vuole partecipare appunto alla sfilata di Cittadella, per chi vuole per la cultura veneta o per le nostre radici con gli amici di Raise Venete, chi vuole essere invece con i pagani, poi si può mettere con noi di fianco appunto ai listinari della Dea Reitia e sfileremo assieme. Abbiamo preparato per quest'anno anche una bellissima maglietta con Dea Reitia, con scritto Reitia Dea dei Veneti. E si faranno tutta una serie di iniziative per quanto possibile, per quanto disponibilità ci sarà. Perciò io do appuntamento domenica 4 settembre
La manifestazione comincerà verso le ore 15 a Cittadella. Purtroppo quest'anno la piazza non è agibile, siamo vicini alla piazza proprio perché ci sono dei lavori di restauro, di conseguenza si farà una sfilata praticamente da Borgo, partendo da Borgo Treviso, si andrà a Porta Bassano e poi a Borgo Padova e poi si entrerà da Porta Treviso. Perciò chi vuole anche partecipare a questa processione pagana, chiamiamola, per parte nostra, o alla manifestazione della festa dei venti, l'appuntamento è appunto domenica 4 settembre a Cittadella. Io invito tutti gli ascoltatori a partecipare, anche perché sarà presente anche lo stand della radio, cioè ci saranno molte persone, tipo Medrano canterà in concerto come l'ha fatto lo scorso anno proprio dal palco, perciò c'è anche la possibilità di incontrare sia gli amici della radio che sono presenti, sia di assistere a una bella manifestazione ottimamente organizzata, e per chi vuole appunto ci sarà anche la Dea Reitia che ci accompagnerà in questa marcia. Noi vedremo di essere presenti con iniziative che abbiano un'attinenza con il politeismo veneto, ci potremo conoscere di persona, e soprattutto è una festa che merita di essere incoraggiata e sostenuta. Perciò domenica 4 settembre Cittadella alla festa dei Veneti. Poi più avanti ci sarà, per quanto riguarda le iniziative pagane, il rito dell'equinozio d'autunno, appunto, che verrà fatto a Jesolo il 24 settembre, al Bosco Sacro. Chi vuole partecipare conosce benissimo il posto. Io ecco, voglio aggiungere un'altra cosa riferita appunto, visto che il calendario fino a settembre l'abbiamo già segnato, beh, per chi vuole c'è da fissare anche l'appuntamento per illustrare quello che è stato il congresso del Vucera ad Anversa, e nell'occasione si può anche presentare il filmato del rito del solstizio d'estate ai partecipanti. Silvano è stato in Lituania, ha recuperato un filmato che sarei intravisto nel congresso di Atene, non so quello che avevi visto te nel congresso di Atene. Io ce l'ho in DVD perché Silvano è andato in Lituania e ne ha recuperato alcune copie, perciò si potrebbe anche volendo integrare con quello, insomma di materiale visivo ne abbiamo abbastanza, insomma. Perfetto, per cui c'è materiale, ne abbiamo anche per presentarlo, insomma, anche per gli amici, anche perché sappiano cos'è stato il congresso del Vucera di Anversa. Per quanto riguarda il congresso del Vucera di Anversa e per quanto riguarda i riti, stiamo caricando i documenti su federazionepagana.it. Su federazionepagana.it stiamo caricando anche filmati, brevi filmati in cui vengono cancellate quelle persone che non vogliono essere rappresentate, però vengono caricati brevi filmati anche dei riti. Per cui per il momento, aprendo la pagina Riti di Federazione Pagana, vi appaiono due finestre dove ci sono piccole scene. Mi sembra che anche Francesco esca dalle fiamme, però non lo ben presente. Non ho ancora visto quel sito. Anch'io devo vederlo, perché c'è mia figlia che ci sta lavorando con grande passione. So che ieri sera aveva delle difficoltà per sistemare un filmato, comunque dovrebbe aver risolto, comunque risolverà in ogni caso la questione. E mettiamo tutta una serie anche di sequenze fotografiche mobili dei vari riti che ci sono stati fino adesso, insomma. Pertanto niente, nel sito il materiale sarà disponibile, se non è disponibile adesso sarà a giorni, e comunque tutti i miei documenti, un po' alla volta, con tutto il lavoro che richiede, saranno trasferiti anche su quel sito, per cui non sto facendo altro in questo periodo, anche perché sono stanco, non vedo l'ora di partire per le ferie. Ecco, io ricordo anche tra l'altro che c'è un appuntamento, debordiamo, che ha a che fare appunto con alcuni amici dell'area Vicca, che il primo e il 2 di ottobre a Biella, e precisamente a Castelmasazza, ci sarà appunto il rituale, il congresso Vicca, il quarto congresso Vicca, a cui io sarò presente, perciò chi ha interesse per quell'argomento, per l'argomento Vicca, chi vuole partecipare anche dei rituali Vicca, sappia che c'è anche questo impegno. Io volevo aggiungere una cosa particolare, visto che diciamo quello che ha più a che fare, oltre che con la trasmissione, anche con la cultura del Veneto, ha a che fare appunto con domenica 4 settembre, la città della festa dei Veneti. E parto da una scoperta archeologica fatta di recente. La notizia è stata pubblicata appunto sul Corriere del Veneto del 26 luglio. Padova, alla luce, un tempio di epoca romana.